Buongiorno a tutti e benvenuti al mio consueto editoriale. Il motivo della riflessione di quest'oggi mi è stato dato da un articolo apparso sul Fatto Quotidiano martedì 4 agosto. L'articolo è firmato da Marco Travaglio. Cosa fa Marco Travaglio? Marco Travaglio, sapete che il Fatto Quotidiano è filo governativo e quindi chi critica, critica il governo, è frutto della sua attenzione. Però non è questo, non sono i commenti che a me interessano, ma i fatti che dà come successione in merito alla pandemia e le posizioni che un leader politico, in questo caso Salvini, dà in merito a questo problema, nel senso che cambia opinione Salvini sul mettere le mascherine, sui decreti del governo in base ai sondaggi. Ma andiamo con ordine. Riporta il fatto che il 21 febbraio, quando a Codogno e Voce è un morto, Salvini dice: chiudere tutta Italia, non penso solo ai barconi e ai barchini, penso ai controlli di chiunque entri in Italia ed esca dall'Italia. Evidentemente qualcosa non funziona. Da oggi chiunque entri in Italia con qualunque mezzo di trasporto, dalle zattere all'aeroplano, venga controllato. E il giorno successivo ripete la sua posizione, dice: quando c'è di mezzo la salute, meglio una precauzione in più che in meno. E il giorno successivo ancora riprende: chiudere, blindare, controllare, bloccare, proteggere prima che il disastro sia totale. Mentre 3 giorni dopo, il 27 febbraio, con 650 morti, 650 infetti, scusate, 13 morti, il boom di contagio nella Bergamasca, lui dice: l'Italia riparte. Alla faccia di chi se la prende qui, medici, infermieri, governatori e sindaci. Saranno ancora una volta i cittadini, famiglie e imprese a salvare questo splendido paese. Accelerare, aiutare, sostenere, riaprire, ripartire, riaprire tutto al più presto per rilanciare fabbriche, negozi, gallerie, palestre, discoteche, ristoranti, bar, centri commerciali, teatri, tornare alla normalità. L'Italia è il paese più bello del mondo. Venite a fare turismo in Italia, è bello, sano e sicuro. Per responsabilità di qualcuno, sembra che fare la settimana bianca in Trentino, Piemonte, Val d'Aosta, visitare la splendida Venezia, i bronzi di Riace, andare in terra di Sicilia e in Sardegna sia pericoloso. No, no, no. E il giorno successivo, con 821 infetti e 21 morti, dice: aprire, 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 si torni a produrre, a comprare al sorriso. E quindi si è passati da una posizione di chiusura a una posizione di apertura totale. Ma il 10 marzo, con 631 morti, dice: fermiamo tutta Italia per i giorni necessari, chiudere prima che sia tardi. Zona rossa in tutta Europa. E 3 giorni dopo, il 13 marzo, con 1266 morti, dice: prima si chiude Schengen, meglio è. E il 21 marzo, con 4821 morti, dice: lockdown nazionale, spostamenti vietati, chiuse le attività, chiudere tutto. Il 14 marzo, invece, con 15.362, dice: cambia un'altra volta la posizione, riaprire le chiese ai fedeli per Pasqua, permettiamo a chi crede di andare a messa, si può andare dal tabaccaio, al supermercato, allora perché non si può curare l'anima? E il 27 luglio, ormai, dice: la mascherina non ce l'ho e non la metto. Il saluto col gomito è la fine della specie umana. Se uno mi dà la mano, io gliela do. E questa era la posizione di apertura, ma poi ricambia, cambia ancora posizione il 3 agosto e dice: la mascherina, quando è necessario, si mette nei luoghi chiusi, in treno, io la metto. Ai ragazzi dico: usate la testa, mantenete le distanze, rispettate quello che la scienza ci chiede di fare.
Ecco, questo era l'editoriale di Marco Travaglio il 4 agosto sul Il Fatto Quotidiano. Il problema o l'accentramento, cioè il concetto è questo, che questo partito non è più un partito, anzi non ci sono più i partiti e se vedete quelle insegne ognuno porta il nome di una persona, il partito della Meloni, il partito di Salvini, il partito di Renzi e via dicendo. Non sono partiti nel vero senso della parola, nel senso che il partito è un'organizzazione che ha un'idea diversa di società e persegue quell'obiettivo. E all'interno di un partito magari una singola persona può anche dissentire, ma in questo caso se ne va dal partito. Ebbene, non essendo più un partito, essendo una persona, può dire una cosa e il giorno successivo smentirla senza che succeda assolutamente nulla. Ma questo non è solo Salvini. Mi permetto di sottolineare Salvini, magari è la punta dell'iceberg, ma lo stesso Trump dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra. Vi ricordate Berlusconi diceva una cosa e il giorno successivo la smentiva, addirittura si arrivava a dire a Berlusconi in Parlamento che la Ruby era la nipote di Mubarak, quindi si può dire tutto e il contrario successivo è il contrario di tutto. Ecco, invece io sono perché il partito di specie, che fa gli interessi della specie umana e non di gruppi economici, abbia a cuore la specie, scusate la ripetizione, la specie dell'uomo. Quindi tutti questi pseudonimi, scusate, di partito non sono partiti, sono solo gruppi di potere legati a una persona che fa gli interessi di determinati gruppi di potere. Lo abbiamo visto e lo vediamo anche in questi giorni con le rivolte anche in Libano. Quindi bisogna ripensare e rivedere. Se ce ne fosse bisogno, ma non ce n'è bisogno, la storia ha già dato i suoi modi di pensare, i suoi programmi, come vedere un cambiamento del mondo. Ecco, quindi fra un po' ci chiameranno a votare, a rivotare questi organismi fatti di individualità per interessi individuali. Bene, ci pensiamo un po' sopra, visto che ormai si inizia a pubblicizzare le elezioni e ne traiamo le dovute conseguenze. Ciao a tutti e a risentirci al prossimo editoriale.